chiude il 2017 per la Polizia Municipale di Arezzo con un aumento di multe quasi 74.000 nel corso dell'ultimo anno contro le poco più di 70.000 del 2016. Sosse irregolari, ingressi in ZTL e velocità sono le voci che pesano maggiormente. Questi alcuni dati del bilancio presentato dalla Polizia Municipale aretina in occasione delle celebrazioni del patrono San Sebastiano. L'attenzione dell'amministrazione nei confronti della Polizia Municipale è molto alta. Abbiamo acquisito nuovi mezzi, nuove tecnologie, siamo in corso di acquisizione di nuovi agenti, ci sarà un concorso per ufficiali per aumentare la forza presente sul territorio. Momento attuale è un momento molto delicato, l'Europa tutta è percorsa da fremiti di grande agitazione sociale, di grande agitazione politica ed etnica e la sicurezza è un tema serio, un tema serissimo nel quale la Polizia Municipale svolge un ruolo da protagonista, per cui io la ringrazio vivamente. In termini di sicurezza stradale si registra invece una leggera diminuzione di incidenti rispetto al 2016. Da 779 dell'anno 2016 siamo passati ai 714 dell'anno 2017. È ancora un dato molto alto perché la Comunità Europea ha chiesto nel decennio 2010-2020 di arrivare al dimezzamento degli incidenti stradali. Noi italiani siamo ancora un po' lontani da questi dati, ma credo che con le campagne che vengono fatte di stampa, con l'attività di prevenzione e anche, ahimè, con l'attività di repressione, già grossi passi sono stati fatti. Nel corso della cerimonia sono stati attribuiti encomi ed operatori che nel corso del 2017 si sono particolarmente distinti durante l'attività di servizio. Le celebrazioni del patrono infine sono state anche l'occasione per presentare un nuovo agente ma a quattro zampe, il pastore tedesco Drago, che sarà addestrato per le operazioni antidroga. È un cane che è ancora in fase di addestramento. Viene addestrato grazie alla presenza nel corpo di un collega nostro che è uno dei massimi esperti nazionali, è un campione italiano nell'agility e quindi ci ha permesso di arrivare a questa forma di addestramento primario. Adesso, entro marzo, comincerà anche l'addestramento ad altri tipi di attività.